Bella Andrea, bella a tutti. Ciao 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 ciao. Poi si sono esauriti. Ok, meno male che mi sono iscritto. Allora, aspetta, già che ci sono, aspetta. League Cup Bologna. Ha ricevuto un emoticon. Grazie. Bella. Bella, bella, raga, bella, bravi per i subscribe, grazie a tutti. Mua. Con quello che ho commento non balza nessuno, diceva Tolino. Ma non lo so, io verrei comunque, sai. Se tanto sei in zona. Zio, sono 7 mesi e ti offro caffè. Andre, pensa che bello, me ne offrirai ancora per tanto tempo. Perché non vado da nessuna parte? Però tranquillo, dai, però ti vengo a trovare, te l'ho detto. A maggio vengo a trovarti. A maggio faccio. Vediamo di organizzarci. Voglio andare, voglio venire a maggio a Napoli, quindi comunque zona campana da voi. E a luglio fare un saltino in quel di Sicilia. Questo è bene o male un po' il programma. Allora, io c'era un mazzo che dovevo montare. Hai staccato l'espansione? Ciao Fede, no, non mi sono ancora messo lì a guardarle bene. Probabilmente inizierò a guardarle con l'anno nuovo. Per il semplice fatto che voglio ancora essere concentrato su Bokum. Bokum che è comunque l'11. La settimana dopo Bokum esce la nuova espansione, per cui. Bella. Prima guardavo la classifica mondiale dell'anno. Sì, però non considera la mondiale. In America fanno tanti troppi tornei più di noi. Per questo c'è questa divisione. Dunque, ADP. Quindi c'è un Pokémon V che fa 10 più 60 per una già assegnata all'attivo avversario. Grazie dello spoiler, Ciccio. Sono troppi pochi due Gutsmala in questo deck. Onestamente non lo so. Nel senso, Gutsmala non è. Cioè, è una di quelle carte con cui probabilmente tu vuoi anche partire. Per questo ci sono pochi. Bello. Bella N. Bellissima carta, complimenti. Per questo ci sono. Cioè, per questo secondo me si lascia meno spazio alle lili, perché fare Gutsmala il primo turno non è male. Contento lui che abbia fatto pochi gear dopo aver fatto N. Pirario. Questa è una delle pochissime situazioni in cui preferisco fare prima Girashi per vedere se trovo la stadio. Perfetto. Concordo. Perfetto. Quella stadio. Questo stadio. Ho sbagliato. Ho messo il mazzo quella sbagliato. No, infatti sto dicendo. Ho messo il mazzo quella sbagliata. Volevo mettere il mazzo del crema. Fanculo. Non è successo niente. Mi è stata l'energia. No, è per esatto, è per pescare una cosa in più. C'è una in meno, scusa, perché tu non vuoi pescare. Vabbè. Questo gioca N con i custom. Che coraggio. Sì, chiamiamolo coraggio, dai. Secondo te il Picacrom è ancora un mazzo forte giocabile, visto che al torneo non sta facendo i risultati. No, da quando praticamente hanno tirato fuori il Lopunny, e giocare un Picacrom è un mezzo suicidio praticamente. Dunque, uno.
2, 3. Vediamo se con scienza trovo un'energia. Ne gioco 10. Ho trovato un'energia. Lo scape è tutto, la miseria. Quando si era con 3, se era un Pokémon base veniva messo a capo, giusto? Se con 1 invece. 60, in questo caso niente di utile. Ah sì, se era un'evoluzione aumentava. Adesso sono qua, che faccio? Oh no, ti prego, non uccidermi, no! Sì, sono io su Discord. Smetti di cadere, cellulare di merda! Cioè, mi si è rotto il cellulare. Capisco. Ho spaccato lo schermo. Il Lopai non varrà per i V, no, soltanto per i CX. Poi c'è un Obstagoon. Ciccio, smetto di leggerti. Smetto di leggerti. Vai, vai, fatti due premi. Tanto che il demo mi fa 140, non mi ammazza neanche in un colpo. Allora, vai, giraci. No. Allora, vediamo un po', mi serve un'energia o un Guzmeala, per cui vado per il Guzmeala. Qui Guzmaiala. Questo sì. Questo fa 50 per numero di energia segnata attivo, quindi 5, 10, 15, non faccio il KO. Prendo 1, 2 e 3. Ritiro, mando avanti l'amico Triceratopo. Oh, vuoi Crash? Mi sento Thanos quando fanno queste cose. Ah! E un Pokémon sparisce. No, non ti senti Thanos, te? Adesso sono sempre più perplesso perché abbia caricato che Leo, però. Con ADP Rampalos vince facile, sarei curioso di vedere contro le bambole. Zio, c'è Omastar. Allora, se magari mi accetti le richieste sono pronto. Bella, Lea. Arrivo. Ciao, Gabri. Bella, zio. Non mi ammazza nemmeno. Che tristezza. Toh. Che lusso. Manco ti devi sbattere andare a prenderlo. Oh, mannaggia, no. Mannaggia. Mannaggia. Non è male comunque. Mi sa che mi farò al mazzo come quello che ha vinto l'ultimo torneo a Daytona. Il Gardeon con Omastar e Lugia. Davvero perfetto, non ti ho vinto i primi mazzi, ne dici? Beh, se ha vinto è sicuramente un ottimo mazzo. Personalmente non mi piace Lugia. Però ci può stare. Non dico niente Il discorso che hanno fatto loro è: perché mette dentro il Lopunny per cercare di counterare il Melmetan quando posso avere Lugia che lo rimuove? io. Ok. Lopunny, oltre a counterare il Melmetal, ti permette dopo che è andato via il Melmetal, magari c'è ADP, e comunque pushare danni su ADP. Poi in questo modo fai Lugia banno. No, secondo me Tutto hanno tipo tutte e due CGX. delle potenzialità, per cui si tratta di studiare un po'.
Allora, andiamo, signori e signori, con la prima partita del AI Caterpie Invitational. Allora, aspetta che rinomino il mazzo. Da qui in poi suggerimenti zero, silenzio di tomba. Al massimo ti posso suggerire la mossa sbagliata. Esatto. Allora, aggiungi immagine. Quanto è grande st'immagine. Voilà. Un po' più sotto. Vedono comunque ancora un po'. Aspetta un attimo, se la metto tra lo sfondo e Pokémon dovrebbe andare dietro il Caterpie. Guardala. Ma ti ricordo che si vedono comunque le carte che peschi. Fatti i cazzi tuoi. Voilà. Perfetto. Se ridere o piangere. Che cosa figa. Dunque, dov'è Real? Adesso vedi che mi salta la connessione, si spacca tutto, bestemmio. Dov'è? Real, ci sei? Ti mando la sfida. Anzi, manda tu la sfida, va. Comunque mi sono reso conto che il Bimien che hai mostrato stamattina non ha stadio. Dato che lui è montato, le metto un paio di aree del giudizio. No, no, no. Il mazzo che ho montato stamattina non ha stadio perché chi ci ha fatto risultato al torneo ha pensato che non servisse. Viva Dio, Gabri! Ovviamente io intendevo dire viva Dio. Allora, sto giocando contro un ADP e vedo la Zebstrika. Già viva Dio. Già viva Dio. Giusto, eh? Oroste. Che male. Aspetta che è troppo grande sto coso. Devi buttarlo un po' più giù. Tutti contati contro i piccioni, siete delle brutte persone, raga. Avete counterato i piccioni. Non vi credevo capaci di tanto. C'è pure partito di zebra. Male male. Dunque, Apu. Gioco tutti i 4 peli di Oxys. Scusa, vedi i 4 peli di Oxys? Come se avevi pigiato tutte le Zebstrika che girano. Ciccio, non girano così tante Zebstrika. Anche perché la Zebstrika non è un mazzo che, una carta che puoi mettere in tutti i mazzi. Anzi, io personalmente credo che questa partita posso vincerla anche se il mio avversario gioca Zebstrika. Non dico che sia semplice, però dico che posso vincerla. No, non farmi quelle faccine, dai. Non sono neanche partito di Helm. Hai una mano così brutta, zio.
Ah, mi sono dimenticato di cambiare le rainbow con le unit. Vabbè. Stai per cambiare, devo cambiare le rainbow. Energie normali. Fissato con le unit 2. No, c'è. No, proprio. Ah, la stadio che hai rivelato prima cura di 10 Pokémon una volta a turno tutti i tuoi Pokémon. 10 danni. Palpad, rimettiamo il mazzo sti due, va. Resource management. Tempo per il partito ti è limitato. Sì, limitato. Anche perché come fai a tenere il tempo? Se no, diciamo che vabbè, in generale importa soltanto nel momento in cui c'è una situazione di stallo, ma altrimenti. Io metterei un Mikyu GX nel PG8, perché alcune volte gli avversari mettono solo Pokémon in gioco e allora fai il GX e vinci. Ciccio, il Mikyu GX funziona solo con i Pokémon in panchina. Per cui se hanno soltanto un Pokémon in gioco non serve a niente la tua carta. A proposito, è il meglio delle tre o secca? Best Best of 3. of three, perfetto. Quindi non conta chi bricca, ma chi bricca due volte. Ok, scusa. Esatto. A Elm. quanto pare lui però è messo. Vabbè, pescare così tante carte e non trovare niente. Cioè, ce ne voleva, eh. Nel momento in cui ti ho chiesto se era best of three o secca, dovevi dire secca. Ah, scusa, secca. Vabbè, tanto, cioè, io non faccio nulla, per cui vai tranquillo. Prendi pure tutto il tempo che ti serve. Quando vuoi, ciccio, vai tra. Come è possibile? 15 carte in mano, niente di niente. Boh, guarda, cioè io gli farei anche reset stamp, però cioè, non sta facendo niente. No, da, sono contento che tu ci sia arrivato. I miei complimenti. In effetti è una delle carte che sto considerando di mettere anch'io nei mazzi, per cui bravo per esserci arrivato. È davvero un'ottima tech. Oddio, è arrivato un Pokémon. Quello che rimette in mano un Pokémon, vero? Perché sprechiamo reset stamp così adesso? Tra l'altro non avevo martelli in mano, me l'hai dato. Dunque, piccione. Cosa si fa con il PG8 quando il pallone non fa nulla, si va per tempo attacchi con l'anguru? No. Attacchi con Articuno. Beh, anche belle, bacia. Tra l'altro. Scusa, fai prima i martelli che mettere davanti a Articuno.
Professor Oak setup. LOL. Più giocatore vince di primo contro il DP. Forte. Ah, il mio se un altro c'aveva solo un blitz. Oh, ha preso un aiuto. Invece di caramella rara usassi Nomonite, parlo ti counter il Celebi. Auguri, ci metti 15 turni. Tre, troppo, però è per counterare il counter. Gioco tutte e due. Vedo iniziare a giocare Druddigon in ADP, come vedi. Druddigon non è male. Almeno contro Florges è un'ottima mossa. Ti dà praticamente un auto win. In ADP funziona, e anche bene. Mi aspetto che per continuare a funzionare bene anche i Florges decideranno di giocare qualcosa di conseguenza. Che fa Druddigon? Chiami davanti un Pokémon della panchina avversario e gli fai 30 danni, in questo caso 60. Energie servono a Druddigon? 2? 2. Non hai trovato energie? Vediamo un po'. 1 2 meglio di 3, yes.
Bella B-Boy, bella raga. Cosa fanno gli unit che hai citato prima? Sono praticamente la stessa cosa delle Rainbow. In questo caso specifico, in questo mazzo non cambia niente, semplicemente non subisci il danno. Ma invece che vale per tutti i tipi, valgono solo per tre tipi. Cioè sono tre unit che coprono quasi tutti i tipi. Buonasera, buonasera a tutti. Bella zio. La smetti di prendere i martelli, già quel povero uomo non c'ha energie poi. Porca miseria, raga, mi metto bisogno di un fazzoletto e non lo trovo mai. Vabbè, io raga esco sconfitto dal primo turno del torneo del Night Hunter King di questo. Ma nessuno aveva dubbi, eh. Sono stato sconfitto da un ragazzo, da Ingegner Titan. Ale, tu giochi la mia lista in live. Perché la giochi in live? Il problema è questo. Tu giochi la mia lista in live, la gente lo sa e mi countera. Cioè, ma porca miseria. Zio, diciamo che forse è più importante che la tua lista venga testata a dovere per Bokum piuttosto che ti teccino contro per l'Hecatomb Invitational. Che dici? Senza nulla togliere a quell'incredibile torneo che è l'Hecatomb Invitational, ovviamente. Appunto, io volevo vincere la Caterp Invitational. Se la gente mi tocca contro, non lo posso vincere. Vabbè, a parte le stupidaggini, volevo seriamente ringraziare l'ingegner Saita, ma sei in live, perché mi ha fatto notare il problema del fatto che io con Upa, se tu mi giochi intorno a Upa, non ho mai one hit che io. Per cui ho cambiato la lista a dovere, inserendo una carta che mi aiuta nel matchup con Mini Blast. Io ho già vinto Bokum, cioè io sto andando solo per fare presenza. La finale sarà Angelo. Dio quanto odio Upa. Prima di iniziare, ci penso, prima del inizio. Che Upa è proprio fastidioso come pochi. Io avanti Alico. Non vi sento più, ha iniziato a laggarmi tutto. Cioè tu pensa, è contro DP che bricca e sta giocando Pio Pio, quindi... Ah, adesso lo chiamiamo Pio Pio? Sì, sì. Chiamalo un po' come ti pare. In questo caso Pio 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 Pio, 4 Pio. Ah, c'è 4 Pio in questo caso, vabbè, mi apro la live di iCater Pio e la muto. Come si fa a mutarla? Ecco 2, qua. 4, 6, 8, 10, 11, 14. Ammazzati. 2, 4, 6, 8, 9 e 3, 12. Ma ammazza lo stesso. Perché questo tipo gioca Upa? Non lo so, ma è fastidioso. Ma è una DP normale o una DP green? Non lo so, ma è fastidioso. E c'ha Fione giù, come fa a essere green? Vabbè, Fione si rimicchia e Giraci super scoop up. Super scoop up? Sì, si gioca a 2 per di super scoop up perché quando lo gioca lui fa Giraci davanti, prende super scoop up, tira testa e riprende in mano il Giraci, quindi può fare green. E poi rimette giù Giraci. E questo è il esatto. Tipo io ho pure missato. Ho missato pure l'energia. Che palle. Allora, cioè, io unicamente per distrarti. Non ci avrei mai pensato, ragazzi, a giocare Super Scoop Up Ability Green. Ma sappiamo che tu non ci avresti mai pensato, Angelo, tranquillo. Angelo non pensa mai a niente. Basta. Sì, deck builder. Il deck builder. Porca madonna.
Chi è che lo porta? Viva Dio, viva Dio, viva Dio. Ci stai stuprando le orecchie. Ammazzati. Cioè, sono concentrato, stai zitto. Ma cosa? È Ale quello con la tastiera? No, è Ale. Sì, Ale, sono ci io, stai sono stuprando io. Le orecchie. A me no, vai tranquillo. Perché a te no? Che poteri speciali hai? Io c'ho Jesse James nei premi. Sad story. O forse è una delle carte del mazzo che non hai ancora visto, ma neanche... No, è nei premi, è difficile che non abbia visto nulla fino adesso. Ma Tia Baselli è online, perché mi aveva chiesto se facevo una partita. Allora, direi che possiamo fare. Devi loggare adesso, Angelo. Fammi cambiare un secondo la lista del mazzo. No, 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 vai easy. Basta che non cambi la lista del mio ADP per l'invitation. Cosa me ne frega? No, non vado on perché sto sistemando la mia collezione. Faccio tipo il papà di Ale, però un po' più scasso e da più povero. Ho fatto 5 croci in sta partita. Tu hai fatto questa giocata male, devi... Hai bisogno che vengo lì? Ho fatto 5 croci. Sì, ma Tia Baselli è online, ragazzi. Quindi dopo ciallate Tia Baselli. Ho fatto 5 croci. Grande Tia Baselli. Ti salutiamo dalla live dell'iPad. Sai che quelle man è uno switch, vero? Vabbè, sti cazzi, cioè. Il mio gioco l'ho fatto, ho fatto 4 croci, non sono riuscito a scartare un'energia, se neanche questo riesco a fare, sti cazzi, cioè. Prima fai martelli, prima di fare altre robe. Cosa cambia? Se tanto esce il croce lo stesso. Cambia molto, però. Ma tu che ne sai? Cioè, stai dando per scontato questa croce. Ma è il fatto che lui li gioca dopo gli aiuti, se li gioca prima degli aiuti, ovviamente il gioco dice, ma questa persona... Non lo so. Ci sto provando. Io. Ci provo. Ragazzi, Sgarpi si è buggato. Esatto. Ah, male, ma tipo a Milano vieni in macchina con me, raga. Andiamo con la mia macchina per una volta. A Milano? A Milano. Alla challenge, ragazzi, al Monkey Challenge. Vabbè. Mettere Pino in PG8. Raga, cioè, si flippano talmente tante monete che mettere Pino è triste. Cioè, triste, ma vero. Cioè, triste. Io ho sia un Mars e un Jesse James nei premi. Wow. Vero? Vabbè, cioè, ma non è tanto un Mars quanto Jesse James. Allora, io inizio. Ok, allora io. Ce l'aveva finché ce l'aveva anche l'energia. Ci vuole dell'impegno comunque per avere tutta questa roba dei premi, eh? Ne sono consapevole. Tu ridi scherzi, ma sai che adesso Super Scoop Up testa su quell'Arceus? per counterare il doppio catch è Super Scoop Up. Allora, ti prego, giochiamo una lista con Super Scoop Up e Green. 4 Super Scoop Up, ragazzi. 4 4 super scoop up e green fortissimo, così counter il lock, non può lockarti mai. Ma sì che può lockarti, Angelo, cosa dici? Cioè, lockarti ti locka lo stesso, ma non ti locka mai. Super scoop up esce dal lock, certo, esce dal lock. Ma nonna, se fai chip chip esce scambio Cynthia. Dopo che fai super scoop up finisce sempre così. No, gli do un'energia. Allora, tanto non può fare niente con l'energia. Anche perché se gli dai dead end. No, non dare. No, c'è la power plant in gioco, per cui anche il dead end non mi cambia nulla.
Ah, ce Non dare l'avevo. suggerimenti, Mattia. Direi che Bene, io che do questo è. suggerimenti ad Ale non mi sembra proprio il massimo, eh. Guarda, Ale fa il secondo effetto di Mr. Relay quando non ha ancora fatto il GX, quindi quella me la sono segnata quel meno 5 carte in mano, ce l'ho nel cuore, guarda. Ah, beh, ma lì è stato fortissimo. Ah, ma perché non avevo ancora fatto il GX? No, No, eh no. no, no, Ale, no. Ammazzatevi. Ah, io, secondo me, vince lui. Almeno io fossi in lui, tirerei dalla tasca, dalla manica fuori una stadio. Dedenne. Bello che, cioè, ci Ottimo. fosse il tempo, questa è una di quelle partite che dura 60 minuti. Cioè, Ah. ci fosse il tempo, questa è una partita che non perdo mai. No. Ma la smetti di fare il gradasso? No. Io morto. Bello. Questo è quello in condizioni migliori. Via, via, carta di merda. Respiro un po' eating del Ma ce l'hai il chip chip bicchiere. nel mazzo? Ce l'ho in mano. Ah, hai ragione che non vedo la mano. Toh, guarda, gli do un accesso. Anzi, no. Gli do un giro. Se ti dico tutte le carte che hai in mano, da sinistra verso destra, gliela concedi. Testa, energia. C'ho anche vicio nei premi. No, ma che sculato questo Eh sì, sì, che vabbè. culo, Ale, ma sei sempre tu, eh? Doppia testa, Doppia vabbè, testa, ma dai. dai. Eh Che vergogna. Sì, io vorrei ricordare a tutti che cosa successe a Roma. mamma mia, se te la sei segnata sta cosa, però. Certo, a me è rimasta, mi è rimasta proprio Mamma sul mia, oh, hai fatto top a un torneo e adesso Ma tutte chi le se ne frega della volte top? Ma sei tiri fuori la cretino? questione di Roma, che sei No, fortissimo, che hai non è battuto la top. Francesco Cosa vuol dire Caterino, che poche è la top, gire? 50 punti. No, Oh mio no, Dio. no, no, vedi, non hai capito un cazzo, Impara come al solito a battere tuo. Dario Scarnova, là, e poi. Al solito tuo non hai capito un cazzo, perché Ale sa benissimo di cosa sto parlando. Ale, raccontalo. Che hanno fatto martello su energia fuoco e non sulla No, psico. no, sta parlando Altra del. No. No, sta parlando del mio Mars. Oh. Ma questa è Ma non lo colpa tua, sapevo. questa è colpa tua, zio. Cioè, si vede che io ho capito che quella è la carta che tu volevi che io non ti Ah, giusto. scartassi. Giusto, Cioè, giusto, vero, colpa vero. tua. Vabbè, Indubbiamente è stata colpa mia. allora io ho iniziato il lock, questa partita è finita. No, Questo lo dici tu. quante carte ha nel 30. mazzo lui? Ma Ha un che ne po'. sai, magari. Ma parli a questi occhi. Ha un poche gear. Ah, ok, il poke gear, ora Ha l'ha un poche capito. gear. Raga, ora ho capito il poke. Adesso l'ho Ora ho capito. capito il poke gear, grazie. Cioè, tu non puoi pensare di vincere le partite se il tuo avversario gioca poche gear. Ora l'ho capito, siete degli stronzi. Ora l'ho capito. No, non siamo degli stronzi, cioè, ti ammoniamo. Sì, ammoniacami tutto. Ma io lo faccio per il tuo bene. Ammoniaca. Ricordo il passato per aiutarti nel futuro. Bravo, bravo Ste Sgarbi, tu sì che sei un grandissimo amico. Dicevo, ma quindi raga, al Monkey andiamo con la mia macchina? Non so, io vado in metro, Penso. faccio prima, quindi Sì, fate voi. Perché? No! Vieni da me, vieni in macchina, Ste Sgarbi. Io faccio prima Cioè, ad deve andare in giro. venire. Esatto. Devo fare Milano-Cinisello-Milano. Fammi capire. Esatto. Cioè, zio, il bello della trasferta. Il bello della diretta. Il bello della diretta, no. Milano, Cinisello, Milano. Se Cinisello. lo sbaglio c'è un po' di flame. C'è sempre un po' di flame. Verso Angelo il flame è gratuito. Perché hai messo il prank al posto del LED? Perché questa è una partita di torneo. Sto giocando il primo turno della iCaterp Invitational. E ovviamente, come è giusto che sia, non si può sniperare, no?
Vabbè, dai, tre teste di fila, si vede che la mia influenza sta facendo effetto. Ale, perdonami, ma cosa ti devono sniperare? Che gioco stai giocando? Un mazzo che praticamente aggiunge tutte le carte in mano. Cioè, quando è che è iniziato la lock? Rimetto che cosa? Palpad CC, cosa avrà pescato di PJ8? Che sa, Oh io. mio Dio! Oh mio Dio! C'è un altro palpato qua, sì. Comunque, raga, cioè io non capisco perché tutti i giocatori di questo torneo non giocano 4 Cryogonal in ogni mazzo. Cioè, raga, stiamo giocando la Caterpie Invitational, cioè Perché? almeno Pensi due. davvero che 4 Cryogonal ti bastino per vincere? Raga, Ho per battere capito. piccioni dovete giocare piccioni, non ce n'è. I control invitation. I Chip. control invitation, l'adoro. Chip. I sex. Cosa che gli ottimo alla stadio? Toh, prendimi allora. No, cazzo Malolana, cosa No, sto ma dicendo? switcha con Malolana. Ma che cazzo sto dicendo? Io non devo dargli Malolana. Switcha. No, toh, prendi Fione. Fione puoi bere, dai. Allora, io questo lo prendo come suggerimento, faccio l'arbitro, dagli quel Melo Cazzo io ci volevo. No, che poi Elana. stavo pensando. Malolana in realtà potevo anche darglielo, perché può switchare, ok. Ma allora, qualche faccia la puoi fare, eh. Palpad, riprendo 1 e 2. Non ho degli altri source. Dove sono i miei? Dimmi, Olio. Dovevo mettere il tempo al torneo. Ma come? Ma perché? E come? Perché? Perché sta partita dura un'ora. Vabbè, Sei tu lo strozzo che sta giocando contro. non è un Sei problema tu, mio, cioè. stronzo. Sì, è tuo il problema. Smetti di giocare control. Ma io Allora, il basta. PJ, ma non. Allora, se giocassi qualsiasi altro contro, io non ti direi niente. Ma il PJ è una brutta malattia, ok? Curarti. Curiamo Ale dal PG8, ragazzi. Apriamo un confounding. Mamma mia, sta sul cazzo in una maniera enorme. Quei cosi che si Donate possono prendere di Helm. €5 per curare Alessandro da Ora PG8. facciamo così, La nuova malattia. adesso inizia a millare 6. Cosa? Adesso Ale, stavo Belle dicendo. qua. Sono 3 turni che gli sto dicendo, ma perché questo non sta facendo bello? Inizia a millare 6 adesso. Ale ha deciso che inizierà adesso a millare 6. Ben svegliato. Ma non c'è neanche Bell'Elba. Sì, c'ho in mano. Ok, trovo una delle 1000 carte che hai in mano. Fantastico. Le carte che si è visto passare prima. Ah, mi incontro dubito che li sapete giocare, preferisco poter giocare contro che mazzi normali. Bravo, ci sta. Raga, dovevamo portare tutti pecore, le pecore con le bambole e i cryogonal. Vinco comunque. Il mazzo del grande Emanuele. Beep. Vinco comunque. Censuro, censuro Cos'è? L'ho con. rimesso l'energia nel mazzo? Sì. Top, Sì. prendi PG8. Ma porca di. Dimmi. Allora, abbiamo detto 1 e 2. Dopodiché. Energia, ritiro, mando avanti Oranguru, LT Surge. Bellebra, scarto 3. Palpad, 1 e 2. PG8, prendo una. PG8. Comunque, Bell'Elba dovrebbe dire che se non hai carte nel mazzo perdi il partito. Niente. No, sono serio. Vabbè, una carta da scartare te la trovo comunque. No, infatti, cioè, per questo, se una carta tocca il mazzo e non c'è il mazzo, in teoria dovrebbe essere finita. In pratica no, cioè più che sia in teoria che in pratica, perché giustamente tu perdi nel momento in cui inizia il tuo turno
e non puoi pescare. Per non cui è vero, anche quando fai welder. No. No. Puoi fare welder? Cioè, puoi fare welder sì. da zero. Se puoi fare welder e pescare zero. Certo. Assolutamente sì. No, ha senso, Ste, perché io perdo solo se quando all'inizio del tuo turno non puoi pescare del mazzo. Esatto. Io sono abituato, indovina una cosa, dove se tu peschi milli, tocchi il mazzo quando no, non hai più carte nel mazzo e perso la partita. Quindi anche ma quando ti fa millare la vabbè, ma è colpa tua che giochi ai giochi brutti, zio. Esatto. Quel gioco è una merda, cioè non c'è altro da sì, dire. Sì, ma stai calmo, Angelo, non ti cazzare! È triggerato. Ma si incazza. Sono nervoso, ragazzi, ho perso il primo turno. Che peccato che non mi vedo due bel metal in faccia. Oh. Ah, bastardo. Minchia, tanto ti becco in top 8. No, devo ancora giocare, magari mi buttano fuori, quindi... Speriamo che ti buttino fuori. Non ti scopo io in top 8. Oh, queste parole. Perché c'è anche l'elimina... no, ah, è vero che è la classifica. Ma certo. Cazzo, devi fare l'eliminazione diretta, Ale, dai. No, ci becchiamo in top 8. Ah, secondo me la succo e andiamo contro. Cioè, ma va, figurati, tanto io sono 0-1, chiuderò il torneo 0-4, è ennesimo torneo che bricco. Tra i tornei in real bricco anche i tornei online. Oh, Tia, ma quanto piangono sti due? Ma lasciali perdere, cioè. Mamma mia. Sono incredibili, oh. Ah, Angelo, prima di tutti, oh. È quello, cioè, ha 5 punti e piange. Ti rendi conto che ho 5 punti in meno di Tia? E stai bene lì, sotto. La cosa è imbarazzante. Ma zio, si vede comunque che... Bene, ho contato nei punti una cap in meno perché c'era scritto cap, ma non c'erano punti. Perché era quella di Arcore, dove io non avevo fatto un cazzo, però c'era scritto comunque la cap. Ah, ok. Quindi hai un'altra cap da fare? Ho ultima cap da fare. No, basta, basta. Non farla. Non venire più ai tornei, non ti vogliamo più. Fai solo le challenge. Vieni per concedere. Ma no. Fai solo le challenge. Basta, non ti sopportiamo più. Ogni volta che fai un torneo, vieni, lo vinci, cioè basta. Se fai sono forte, non è colpa mia. No, non sei forte, giochi un mazzo di merda perché la gente che non sa giocare. Oh, Tia, questi hanno finito di piangere e hanno iniziato a esultare. Esatto, cioè, a insultarsi. Cioè, vabbè, io non sto insultando nessuno. Io lo parlo, Leo, fa tutto loro. Io sono innocente. Prendetevi una stanza, raga, cioè. Comunque, perché è una stanza quando puoi farlo in live. Che cosa? Ora, per tutti quelli che stanno giocando contro, se il vostro avversario non concede, ok, questa è una cosa che voi non dovete assolutamente fare alla prima partita, perché voi non volete arrivare a fare la seconda e la terza, voi volete fare in modo che la vostra prima partita duri 50-60 minuti, quanto più tempo possibile, e vincere soltanto alla fine, ok? La smetti di piangere? Non so piangere, non sto spiegando. C'è una bella differenza. Se sei un uomo fai anche il secondo effetto ribelle. Ma lui non è un uomo. Lui è stato non so cosa cambi, nel senso ce la fa comunque. Se proprio c'è cioè, la situazione perfetta. Io so che nel momento in cui arrivo a questa situazione la partita è finita. Perché non sta concedendo il tuo oppo? Aspetta di finire il mazzo. Boh, magari è la prima volta che gli capita. Sta pregando di pescare una carta che gli serva, magari. Ma non la pescherà mai. Certo. Non la pescherà mai la carta che gli serve. No, ovviamente non la pescherà mai, ma lui non lo sa e quindi gioca lo stesso. Ci sta. Non ho neanche idea di quanti lo fanno. Ma io non lo sto blastando, cioè, magari è la verità. No, ma infatti sto dicendo, non hai neanche idea ai tornei di quante volte mi capita. Vediamo quali carte rimangono nel mazzo del mio avversario. Ha finito l'energia. Comunque bello, ma in Italia si chiama Malicia e Fantasilvestro. Fantasilvestro for the win, zio. Ma tu lo sai perché, Sgarbi? Vuoi spiegare? Allora, perché nel gioco
in bianco e nero precisamente. C'è il primo, il Fantasilvestro, Silvestro, il capopalestra di tipo ghiaccio della quinta generazione. Vai Real, buona la prima. Scegli tu chi inizia la seconda partita. Diciamo che sei stato molto sfortunato a partire davvero male. Se fossi riuscito a partire decentemente, avessi messo giù a zero, la partita sarebbe bellamente finita in tuo favore, ovviamente. Per cui, fortunato io nella prima. Vediamo se riuscirò a essere altrettanto fortunato anche nelle altre. Vabbè, dicevo che nel Pokéwood il personaggio di Silvestro è Fanta Silvestro, mentre Malicia in realtà è Sabrina della regione di Kanto, che anche lei è famosa come un'attrice e il suo personaggio è Malicia. È tipo un inside, una cosa un po' che devi andarti a cercare un po', cercare un po'. Uffa, dai. Let's go. Aki doki. Se top deckava a metà partita aveva vinto, zio. Come fa a top deckare a metà partita? Una volta è iniziato il lock, scelgo io che carte dagli, per cui non può top deckare. No, no, semplicemente avesse preso Upa un turno prima. Ecco, mano, ecco, questa è una partita che io non posso vincere. Avresti fatto 5 croci tu prima di fila. No, no, zio, non hai capito, questa è proprio finita. Ok, ho intravisto le carte. Ah. Cioè proprio questa non... Dai. Ciao Andrea, bella zio, a presto. Questa mi sa che la concedo. Ma no. Non usare concedere con... Io non vedo la tua mano con qui Caterpies. Fede, l'idea è esattamente quella, il fatto che in live non vediate la mia mano. Serve quello. Allora, qui è tornato a funzionare, per cui diamo un'altra possibilità a YouTube. Dunque, vediamo un po', scarta una, pesca tre. Boh, è partito YouTube, è tornato alla gara live. Oltre quello, ma il messaggio del Nightbot. Ok? Cosa che non è? Hey guys, don't forget to visit the channel's Facebook page. No, è giusto. Channel Facebook page. Channel Facebook è una cosa unica. È la pagina Facebook del canale. L'apostrofo S va dopo la Facebook, non dopo channel. No, va dopo channel. È del canale la pagina di Facebook. Non sono affatto d'accordo. Vabbè, dai, poco conto. Vabbè, ma... Sì, che culo. Il fatto che io non abbia nulla in mano, però che culo. Sì. Sì, caso. Un po' di culo nella sfiga. No, non ho nulla. Ma in realtà questo è tutto un bluff, gli stai rimuovendo le metallo. Sì, 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 esatto. Infatti la mia è tutta una tattica. Che tattica incredibile, Ale. Sei un genio. Come fai a essere così, così abile? Vero? Sì. Complimenti, grande idea, questo è il torneo. Dare un assaggio dei tornei a persone che hanno la possibilità o voglia di fare quelli in real. Bella, felice che approvi. Bella zio. No, no, raga, no. È solo una sbatta in più da avere durante la settimana. Cosa state dicendo? No, ma nessuno ti ha obbligato a iscriverti, eh?
Ciao, anti Oregonio con tutta sta fortuna. Sì, no, no, chiedo scusa agli amici a casa, io. Chiedo scusa agli amici a casa. Sta laggando, niente. YouTube a quanto pare non è compatibile. O YouTube o Ale, smetti. Discord. Raga, ovviamente Ale, cioè, vince le cap solo perché fa testa sui martelli, sappiatelo. Verissimo, verissimo. Sì. Esatto. Infatti, la prima ripartita di San Paolo non ho perso perché il mio avversario aveva solo 3 energie rimaste in tutto il mazzo. Ho fatto 7 croci di fila. No, no, che culo. Appunto, è culo. Ammazzati. Almeno lo sai, cioè. Allora, guarda, giusto perché allora devo fare lo stronzo, tanto lo faccio anche adesso. Testa. Suca. No, vabbè, assurdo. L'hai chiamato, così impari. Tra l'altro lui ha fatto croce su Giraci, mamma mia. Ma poi non sono io che sto pagando, il tuo oppo che ne sta pagando le conseguenze, poverino. Così impari. Se si potesse cambiare fra i turni sarebbe un po' sbagliato. Custom Catcher Pesco 3. Tre? No, no, vabbè, sei indecente però. Sì, questo, quanta vita, quanta fortuna, proprio. Sei proprio indecente, cioè. Squalificatelo, squalificatelo, ragazzi, cioè squalifichiamolo dal torneo, vi prego. Non puoi, non puoi. Non è che sa giocare sta power plant. Custom catcher da 2. Uno, due e tre. Ma io ti posso dire quello che non avresti potuto fare, non avrei fatto quella power plant. Lo so, però mi serviva pescare, non c'ho nulla. Anche per quel povero Cristo dall'altra parte che ha un'energia a turno e invece non ce Ho l'ha. capito, ma quello è il suo mazzo che gli assegna l'energia a turno. Io un helm, un poke gear, un qualcosa si suppone che a un certo punto lo peschi, no? Assolutamente No, no. no, non Ah, devi, non no, no, devi. sì, scusate. Zitto in No. casa. Scusate. Cioè, già stai giocando quel mazzo, poi pretendi anche. Perché non vediamo la freccetta del mouse? Perché ho scelto di non mostrarla. Cioè, c'è l'opzione, mostra freccetta del mouse, ho scelto di no. Ma allora, se fossi stato davvero bravo, avresti messo come freccetta del mouse un Caterpie. E come si fa? Non ho idea. Ah no, è vero, si Buona può fortuna. fare, devo cambiare, adesso lo farò, guarda. Vedi? Se mazzi contro con i PG8 non entra, sono ovviamente una pattumiera. Allora, in realtà ti assicuro che online e in real sono due cose completamente diverse. Cioè, online praticamente prendi un mazzo, ti funziona una volta su 5. In real invece può tranquillamente essere il mazzo funzioni sempre. Qui è proprio un discorso che l'online è sbagliato e fatto male. Ma pensavo ne fossimo tutti consapevoli di questa cosa, sinceramente. Ma Allora non è così ringrazia che scontato. intanto, come fidati che come simulazione di gioco di carte del real life è fatto molto bene. Esteticamente? Addirittura. Esteticamente, forse. No, non esteticamente, ma anche come è fatto. Pure. A parte quel bug di qua, quel bug di là, una volta tanto, ma è fatto bene. Ma stai bestemmiando? Posso avere un helm, per favore? Se vuoi ti mando un link e ti faccio vedere qual è la simulazione di quell'altro gioco brutto. Vuoi vedere Yu-Gi-Oh! Pro? Esatto. Vuoi vedere Yu-Gi-Oh! Pro? Allora, c'è da dire Ormai che non io non ho c'è. nulla, ma sto facendo solo le Lo stai dicendo come una minaccia, Mattia. Vuoi vedere Yu-Gi-Oh! Pro? È una No, minaccia. perché poi finalmente ti rendi conto di quanto il TCGO sia il miglior gioco del mondo online. Infatti, io quando ho visto questo coso Scusa, fatto così bene, cioè, mi miglior gioco, pensavo. posso avere un Pokémon, un PG8, posso avere un Helm, posso avere un Poké Gear, posso avere No, un Apu, posso no, avere. Cioè, no. Cristo! Ciò. Viva Dio. Viva Dio. Anche Oppo prima ha fatto Pesco Pasta per 5 turni, vero? Vero. Morendo da ridere. Sì, ma quell'uomo non sta vendendo. Ci rendi conto che tu puoi anche vincere facendo testa. Salvate Sto quell'uomo. combattendo.
Qualcuno lo salvi. Penso che adesso farò Jesse James per scartare Faba e Oranguru. Non perché mi serve scartargli, ma proprio perché mi irrita vederli in mano. Kyogun, mi piacerebbe avere degli item. Dov'è il Pokégear? Com'è possibile randomizzare così male? Questa è una bella domanda. È possibile randomizzare, una volta ti arriverà male. È possibile randomizzare così male? Chiamate il judge. Questo sta continuando a pescare con i Caitlyn. Il mio avversario sta cercando di perdere da solo. Mallow e Lana. Che ne pensi del mazzo di Charizard e Omastar? Pensi che sia il mazzo più difficile da battere con i piccioni? No. Assolutamente no, vai tranquillo. Ma se vai arrivi a fargli 3, 4, 5 gigs di Articuno, e poi dopo gli prende la depressione. Ho fatto 4 gigs di Articuno, in effetti. Inizia a piangere, ragazzi. Cioè, io tenterei il suicidio in una situazione del genere. Avrei già tirato qualche testa dal monitor, fossi stato in lui, però... Salviamo quel povero ragazzo. Lo giochi per la consistenza e per riprenderti le green. O il Mallow Elana, quello che ti serve per quello. Perché riprendi una supporter e peschi da... È quello che... Cioè, non butti un turno. Allora, io non ho nulla, ok? Abbiamo appurato che io non ho assolutamente un cazzo di niente. Ciò nonostante il mio avversario non è riuscito a fare niente perché... L'unica energia che aveva in mano adesso era la Rainbow. Io preciso c'avevo il Faba in mano. Pescato io. Cinzia. Continuo a leggere quel looking, mi sta facendo risuonare in testa Superstition di continuo. Cos'è looking? C'è scritto sul Caterpie. Dov'è? Ah, ho tagliato che ne è. Aia, prevedo una zebra in faccia. Mo. Xander, però, la domanda perché non giochi N ha risposto N bad. Sono assolutamente d'accordo. Sono assolutamente d'accordo, non mi piace N nel mazzo. Credo stasera riceverai una denuncia per induzione al suicidio. Figa, addirittura. Non è randomizzato male, fatto apposta male. Quando giochi le acrobike più delle volte trovi almeno un'altra acrobike, vero? Beh, io non mi lamenterei se dovessi un'altra acrobike di acrobike. Oddio, dipende dal mazzo. Ah, dipende soprattutto dall'altra carta della acrobike. Allora, aspetta, un PG8! PG8? Ma porco. Non è vero, non è un PG8. È un PJ. Non metterlo giù, vabbè. Come non detto. Che tryharder, mamma mia. Ammazzati. Guarda, cioè, gioco Misty Lorelei per prendere delle energie. Esatto, sto dicendo. La disperazione. Comunque ottimo helm / Pokégear / cose dal PG8, Altrimenti. Ammazzati. Una, due. Cioè, anche questa era una di quelle partite che potevo stradominare, ma il mazzo il gioco ha deciso che io questa partita non devo vincerla. No, è riuscito a fare il GX. È riuscito a fare il GX. E c'è pure la zebra. Che cazzo gli dico? Ma... Concedi. Mazzati. Come ammazzati? C'è l'unica opzione che hai. No, c'è un'altra opzione. C'è un'altra. N Resolve non è scarsa come carta. Bello sarebbe giocarci 30 energie e non pescare mai vedendo solo come N. Vabbè. Serve anche vincere la lotteria a sto punto. Cioè, non è... Vedrete quando con il mio Turbo Tortonator. Turbo Tortonator. Cosa scriviamo oggi sullo Zobolibro, Mattia? Di N ho girato 4 Tortonator. Sì, 4 Tortonator. Tra l'altro, cioè, davvero in questo momento il mio rimpianto più grande è avere messo quella Power Plant. Vero? Sì. A
Alla fine il GH in PJ è stato buttato via. Guarda, il GH in PJ è stato preso in considerazione per due partite e immediatamente abbandonato. Se ne frega di prendere una carta. Cioè, c'è quattro piccioni in panchina alla T2. Cosa cazzo vuoi di più? Non ti serve. Ho visto il top deck che mi sembra di aver visto. Non Non è vero. ancora. Aspetta. Non ho visto quello che si era visto, vero? No! Aspetta. Ecco, aspetta. Io sto vedendo tutti in ritardo, non fare spoiler. Testa! Perché hai preso? Raga, sto facendo solo test in sta partita. Ho Perché hai preso Apo? No, no, fatto Manu, sei solo decente. teste! Solo io! No, Zio, vabbè, io ma ti tu chiedo sei scusa. Io indecente. ti giuro, ti chiedo scusa, cioè non ho mai fatto così tante teste quanto in questa partita. Ma è Ma colpa perché? mia? Guarda che Io piuttosto che due martelli ti bastava un'energia, però vabbè, insomma, anche c'ho senza la due power martelli. plant in Lo gioco! so. E allora non dire cazzate. Non giochi Switch, peccato. Ma che cazzo, giochi Switch, figlio? Peccato. Ah, dovevi prendere di Poké Gear telepat, non mi ricordo se l'hai usata, no? Boh, ho fatto solo test in sta partita. Domani dammi un lotto, guarda, c'hai assolutamente ragione. Io chiedo scusa. Ho fatto 2, 4, ho fatto 6 teste di fila. Cioè, a partire di prima ho fatto 5 croci di fila, qua ho fatto 6 croci di fila. Ecco, due numeri del lotto sono 5 e 6, ricordate, o 56, fate voi. Cioè, in realtà anche una sola me ne bastava, che era quella che un attimino Sì. mi dava tempo di respirare. Farne due è proprio il mondo, cioè. Io sono convinto che di fianco a te c'è una persona tipo Channeler, la figura che sta facendo il rito. Ma non so che fine hanno fatto i peluche. Ho fatto Zip Strike. Ah, che marmo! E ha messo giù Dedenne con la Power Plant in gioco. No, aspetta. Cioè, No, zio, no, non farlo. l'ha fatto. No. Mi sa che non se ne è accorto. Vabbè, buon per me, non ha più spazio per Upa. Cioè, indipendentemente che avesse potuto pescare o meno, oddio, qu quasi mi faceva piacere se pescava. Beh, Dio, quasi sì, quasi no, eh. Il mio discorso è questo, se... ti prego, sì, fammi reset stamp. Il mio discorso è questo, se anche il mio avversario ha Zipstrike in questa partita, a me interessa fino a un certo punto, perché Ma mi comunque... milla lui da solo prima. Serve per trovare le robe prima, non puoi loccarlo con la mano, ma lo milli. Sì, esatto, alla fine millo, per cui, cioè... Lui deve comunque stare davanti con Kriogonal, perché se sta davanti con l'Arceus e Palkia di Aghi, io comunque gli addestramenti liberi ce li ho. E c'ho quel Vabbè, giraffe che tra le alla palle. buona ora, Elma. Vero? Sì, era esattamente la carta che avevo chiesto per Natale. Vabbè, lui non ha giocato energie, per cui vediamo se Se fai riesco. PG8 e vedi due Elm, io rido fino a... No, faccio prima Elm. Uno, due. PG8, prendo un'energia. E non ti sei visto cosa avevi nei premi? Vale. No. Con incontro non mi interessa. Ti rendi conto che quell'uomo si è messo a fare energia, 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 energia da turno 1 e non ha ancora preso un premio? Vero. Anche a me è capitato una volta con la Steam, siamo buggati in martello e ho fatto tipo 10 teste di fila. Bello, buono a sapersi. Continuiamo a fare martelli allora.
Vabbè, una probabilità su 64 di farlo. Yeah. Switch. Minchia, sei un uomo, inizia a fare girarci slap fino alla fine di sta partita. Ma ti stiamo due energie per farlo. Allora, andiamo alla ricerca. In realtà probabilmente avrebbe ribaltato il tavolo. Sì. Niente, proprio c'è categorico. Nel momento in cui parte YouTube si blocca la live. È incredibile sta cosa. Apu. Cosa mi dai gioco? 1 e 2, va bene. Li accetto. Comunque è incredibile come sono più le volte che ti impianti da solo con Power Plant che... Sì. Sì, Ale, ma se in real ti fa 10 teste di fiori, gli sfondi il tavolino sulla tempia, mentre si lamenta lo prendi anche a seriato come minimo. 10 sono tante. 10 sono tante, cioè 7-8 le capisco, 10 sono tante. Guarda, tendenzialmente lo si picchia fuori. No, li, ti perdi, ti alzi, gli stringi la mano e hai detto complimenti, e ti devo dire. Bravo. Bravo. Insegnami. Però di solito si controlla sempre la monetina. Magari c'ha due teste. Ma infatti guarda che a me capita. A me capita ogni tanto. Dopo che l'avversario inizia a fare due o tre teste, gli faccio: zio, cambia moneta. Cioè come ti permetti di fare troppe teste di fila? Cioè cambia moneta. Questo che sta scrivendo è Tia. No, se n'è andato Tia. Chi è che sta scrivendo? No, ero io. Vedi che è sempre quello stronzo di Tia. Smetti di scrivere. Ciao Pie, bella zio. Ciao. Come va ragazzi, tutto a posto? Ma sì. Hai fatto la tua partita, Ale? La sto facendo adesso, ho vinto la prima e ho sculato un attimo la seconda. Ah, è questa quella per il torneo? Sì. Pie. Ah, la prima già te la sei portata a casa. Pie, ma tu sei contro di me al torneo? Io? No, io veramente l'ho già... tu sei Sgarbi? Sì. Ah, sono io allora, hai visto? A posto. Dopo, senti, come Ale finisce la live la facciamo? Sì. Non è un problema. Che già oggi ho portato a casa una vittoria isperata proprio, guarda. Assurdo. Ale. Dica. Quando finisce la live? Ti passo la lista? No. Vieni a suggerire. Shh, ah, ok. No, pensavo volessi che ti passassi la lista del tuo avversario. Anche cose, oh, non me ne è venuto in mente questa opzione. Che belle cose che fate. Tranquillo, nessun problema. Ma come hai fatto a sentire? Il Champions Festival cura 10 danni tutti i tuoi Pokémon. Sì. Ale, tu ci scherzi, ma in un altro torneo l'hanno fatta sta roba. No. Sono piazzato come una bestia. Cioè, ma che cazzo di bello c'è allora? Scusa. Molto poco carino. No, ma dai, che senso ha? Scusa, allora non giocare e basta. No, che sono andati a chiedere la lista, hanno fatto il mazzo su misura per counterarmi. Che stadio è? La stadio si chiama Champions Festival, è la carta promozionale che danno ai mondiali. Di per sé, in qualunque mazzo, la carta fa abbastanza schifo, infatti ha un costo... cioè, costava 15 euro come carta, ok? Pur essendo una promozionale. Tuttavia, in questo momento particolare, in questo mazzo, può dire la sua, per cui... Cryogonal. Ma Ale, scusa una cosa, se il Cryogonal te lo fanno dopo la DP e quel Cryogonal ti fa 40 danno sì. A volta. Con quei 10 che ci fai? Me l'ha spiegato anche Ale. Poi spiegaglielo. Tu continui a ruotare i Pokémon in panchina. Ma se tagli le mani al tuo avversario, che succede?
Questo lì è se tagli le mani, cioè proprio fisicamente. Penso tu vada in galera. cioè, penso, magari no, cioè dipende dallo stato. Cioè, probabilmente in Israele, se succede un torneo, una cosa, magari è una pratica anche comune. Però qui penso che tu non sia ben visto se tagli le mani al tuo avversario. Come ti permetti? È un mio credo tagliare le mani ai miei avversari. No, assolutamente. Cioè, io rispetto le religioni di tutte, nel senso che non mi interessa di nessuna di loro. Però, cioè. Aspetta, non mi interessa nessuno di loro finché non sono io il tuo avversario. Aspetta, ma l'avversario ha già fatto il jizz? Sì. Sì. Ah, siccome vedo che è già usato, però non gli vedevo le energie, già gliele hai scartate. Ha fatto solo teste con i martelli. Solo sculato. Guarda, in questa partita in particolare non posso dire di no. LOL, tra l'altro Ale, me ne sto accorgendo ora, hai nascosto la tua mano, hai nascosto. È per forza. Me ne sono accorto ora che c'è la faccina. Ehi, che stai guardando? Per forza, forza, non potevo fare diversamente. Vabbè, è ovvio. Spettacolo, che stai guardando. Raga, io adesso però voglio una gigantografia di Picciuzzo che dice che stai guardando in dialetto. In dialetto? Perché in dialetto? Potresti spiegare in che matchup potrebbe essere utile il Champions Festival? Esattamente in questo. È proprio esattamente in questo matchup. Il Kyogre arriva a fare 10 danni, che sono quindi 40 una volta che viene boostato dal GX di Palkia di Alga, ok? Una volta che raggiunge questo boost... La stadio fa sì che ruotando i tuoi Pokémon annulli o in gergo out-heali il tuo avversario, facendo in modo che tutti i danni che ti fa non siano inutili sostanzialmente. Ma la stadio la devi usare o è automatica? La devi usare. La usi. No, la devi usare, quindi uno solo può anche dimenticare. Certo. Esattamente quello che penso che succederà in questo momento. Sì. Oh, mannaggia. Vediamo, PG8. Adesso vedi cosa serve quella stadio. PG8. Però ma non può usare gli strumenti. E ne frega. PG8. Il swap ha tipo due carte nel mazzo. E Ale, però PG8. Quelle che vedi con PG8 si vedono. Vabbè. Tutte quelle che vedi, cioè alla fine si vedono tutte, ma non te le ricordi generalmente. Elm, non ne ho. Ora ancora. No, l'avversario ha sicuramente chiuso la live. Io chiedo scusa al mio avversario. Wow, attacca con l'Oranguru. Attacco! Così il mio avversario, se vuole lasciarmi sotto item lock. Io ti chiedo scusa, Reale. Io ho fatto solo test e tu hai fatto un lancio di moneta tutta la partita. Hai fatto croce, guarda. Poverino. Sfortunatissimo, guarda. Croce. Quando ti troviamo un PG8 mi scusi Giorgio, ma se taglia mai il mio avversario così non gioca a carte va bene. Trogata. Chiedo umilmente perdono al mio avversario. Ege. Sara, se no la vuoi fare in live la sfida? Bella Gianluca, Ale, bella zio. Ale, non so come la stream. Ma... non credo si possa fare. No, non ho modo di streamarlo. Infatti. Non voglio vedere Ale che sale. Ale, facciamo questo Fossil Lock. L'ho già fatto il Fossil Lock, lo sto anche giocando. Ovvio, ho letto, Jack. Oh, aspetta allora. Trance. Vediamo se Spotify rompe le palle tanto quanto YouTube. Dai, ma com'è possibile? Ho appena aperto. Ma
tu oggi non avevi problemi con... Aspetta, era oggi o ieri? No, ieri avevi problemi col computer, avevi detto che... Sì, no, ma ieri era una cosa proprio in casa. Non so... Ah, sinceramente credo che con così tanta fortuna qualsiasi mazzo avrebbe perso. Gigi, comunque ringrazio che sia stata dalla mia parte. Beh, la zio, grazie, grazie mille della partita. Io, allora, c'è da dire che... Il mazzo ha fatto schifo nella mia seconda partita, non è girato per niente. Ha fatto i A, a martelli. di, sì, ho fatto tutte le teste possibili sui martelli, di quello chiedo umilmente perdono. Comunque, ti auguro assolutamente in bocca al lupo per le altre partite e spero tu possa andare quanto più avanti possibile nel torneo. E dai, si è capitato male nella prima, oh, si è capitato contro Ale. Look La mano zit. non è male la mano, dai. Sì, oddio, avrei preferito avere una supporter, però. Avrei E vabbè, c'hai due giraci, lo scambio. comunque preferito avere due supporter, però. Io la strategia contro di te, Ale. Questo escape board mi piace già di più. Anche questa Ma è lì. la strategia. Ma è la strategia che è usata domenica? No, è la strategia quella che mi servi tu. Io chiamo te. Vai sotto casa sua, vai non so dove ci sia un attimo la centralina, non lo so, gli tagli qualche cavo. Cavolo, si è disconnesso male, porca miseria. La deve Allora si concedere. può fare, ragazzi. Vedi? Da! Da! Il Baso ti chiede se lo sfidi ti vuole fare vedere una cosa. Non so cosa ti voglia fare vedere. Guarda, c'ho paura, Baso, non ti sfido perché ho paura di quello che potresti farmi vedere. Anch'io sono un po' impaurito da questa affermazione. È in questo momento che il tuo avversario dovrebbe essere confuso. Sono io confuso. Ale, scusa, onde evitare di fare figure di merda domenica se riesco a giocare. A che serve il counter gain ADP a livello concreto? Nulla. Serve un cazzo. Cioè, Come se non zio, cazzo. qual è quella situazione in cui con ADP vai sotto di premi, ma hai comunque due energie assegnate? No, non devi averne due. Basta una più counter gain e fai l'attacco a 3 di Upa. Ah, wow, incredibile, incredibile. Beh, è Proprio. forte se giochi No, che ADP cazzo più. dici? Te ne servono comunque due assegnate. E Esatto. Beh, allora? volendo potresti fare il GX di ADP con un'energia sola giocando i Miss Magius. No, perché vuoi un'energia acqua e un'energia metallo, per cui non E ti allora è serve una niente. merda. È Sono due certo che è una incolori, quindi. merda. Ovviamente è una merda. No, serve a niente, zio. Ale, oggi invece quando è uscito quella Misty, oggi paura, panico con quella Misty oggi. Panico, panico. GX di Keldeo da 2-8 Rota, porca puttana. Ma che ore sono? Le 9:46. Ok. Angelo, Tia, preparatevi. Andiamo in gita? Sì, in un posto che non ho ancora capito se è Indonesia o Cina. Andiamo in Indonesia, per favore. C'è la mia Indonesia. prof di antropologia culturale che stravede per l'Indonesia e dobbiamo andare in Vabbè, Indonesia. allora avvisa che stiamo andando in Indonesia. E Tu ragazzi, cosa stavi clippate facendo? questa cosa, grazie. Ma io stavo facendo il mio set di sole e luna. Guarda. Vieni Comunque. in Indonesia, ti do una mano io a fare il sole e luna. Sì, andiamo tutti in Vieni Indonesia, in sì. Indonesia, te lo faccio vedere io il sole e luna. Ti è stato attribuito un game loss perché non hai scritto su Discord la vittoria. Il tempo fino a domenica. No, Allora, aspetta, tu adesso devi scriverlo la scritto scrivo sulla sopra. vittoria. Sì, certo. Allora, ai Caterpie vinto Real. Real Sociedad. Non mi Vittoria ricordo. Leale, scrivi. Real mi sembra 7-A una cosa. 7-A perso. Devo andare a Si contare. chiamava Real ADP. Real Real AB10. AB10. Mi ricordavo la. Mi ricordavo anche un 7 io in realtà. Da dove l'hai Gatetti sta tirato? scrivendo. Ha avuto paura del game loss. Guarda, l'ho scritto. Ok, almeno non mi si può dire niente. Allora, Adesso controllo Stellar il nome del tuo Wish. avversario. Cosa devo fare? Faccio la Lili?
Con Lily non pesco un cazzo, però. La faccio o non la faccio questa Lily? No, faccio questa ala. Ale, domanda stupidissima, ma in Brasile non ne hai visti di fossil box? Uno, l'ho battuto al penultimo turno del turno 1. Ah, al turno 1 c'era ancora, ma al turno 2 non c'è arrivato. No, ovviamente no, ovviamente no. Ma con un po' di culo pensi non ce l'avrebbe potuta fare? No. Con un po' tanto culo? Nemmeno. Nemmeno, vero? No. Allora, vediamo un po'. Questo mi serve da evolvere. Questo mi serve a segnare. Good spy ala. E scarto una. E scarto l'oma. Sta tanto c'ho più Pokémon di lui. Vabbè, raga, io saluto tutti e ci vediamo tra 10 minuti sotto casa di Ale. Bravo, ottima, ottima scelta. Ma non ce n'è per 10 minuti di strada per arrivare da Ale? Che meno. Anche meno. Io ne ho tre. Ma a piedi o in macchina? Piedi. Strisciando. Ah, proprio vicini di casa. Ti prego, fammeli strisciando. Ci provo. O in elicottero. Un elicottero è una buona idea. Potrei metterlo giù comunque. No, non lo metto giù sti cazzi. No, no. Ci vediamo bene. Ultima cosa, c'è qualche motivo per giocare le unit al posto delle rainbow se non si usa l'helmet? Ma forse quei 10 danni in alcuni matchup ti fanno soffrire. Vediamo, 150, 203. Onestamente non saprei. Però il discorso è che tanto... Se non ti servono tutti i tipi, che ti frega di avere le rainbow? Metti le unit, no? Ma sto strozzo mi va a prendere i Kranidos. La cosa bella delle unit è che le puoi prendere anche con Kuzma e Ala. La mia sincera domanda è: cosa ci fa quel Rashizard lì se carica Tartonator? Oh, quante domande che fai, eh? Lo so, però... Da tre primi così. Ullala. Ma guarda che culo, non ce l'aveva le skateboard. Non ce l'aveva il modo di ritirarle. Che culo. Non ce l'aveva il modo di ritirare. Che mi fa morire Ale quando si incazza. Certo. Ma aspetta, lo shotti il Ninetales tu? Ma Angelo dove è andato? A casa di Angelo. Angelo, sì, vieni anche te, tio. No, aspetta, è troppo presto. Vieni per le 10. Vabbè, fagli prendere un po' di freddo. Tra l'altro... Mancano solo 7 minuti alle 10. Ah, allora vieni. Tra l'altro, Pie, pensavo che l'Inter fosse stasera. No, settimana... È martedì prossimo. Sì, io tra l'altro volevo pure scendere a Milano, poi ho visto il costo dei biglietti, ho detto lasciamo stare. No, lascia stare. Ma 250 euro un biglietto, che cazzo? Io sto seriamente pensando di andare allo stadio invece. Minchia, ma 250 euro? Ma no, io vado gratis. Gratis? Perché gratis? Perché c'è mia mamma che lavora per l'agenzia che organizza il catering di San Siro. E che stai aspettando? Allora vacci! Fa freddo! Ma vaffanculo, fa freddo, ci copri! Ma io... Ma io ho freddo. No, non hai capito, io ho proprio un problema col freddo, proprio... Ma smettila proprio, anche gratis, porca puttana, se vedi quanto stanno i biglietti, fidati che ci vai. Non penso, fa freddo. Ma sei un pazzo, sei. Quando ci inizi? Spargo di noce in giro. De boia. Vabbè, quella Unity la metti sul crane, esatto, sull'altro crane dove puoi metterla la Unity. Guarda, c'ho qui tre amici Ram Paradox che aspettano solo... Chiaro come oggi quella cazzo di Cinzia contro a Francesco, ogni turno mi faceva Cinzia Deden, o ce l'ha provato in tutti i modi a fregarmi, non ce l'ha fatta. Cinzia Deden, Cinzia Deden, che cazzo, stavo impazzendo. Communication. Forza Juve, mi spiace Jack. Tranquillo, nessuno è perfetto.
Ho appena fatto 6 test di fila e si lamenta la fortuna dell'avversario. Vabbè, c'avete ragione anche voi. Oh. Magari la unit che mi serve è Prize, mentre con la Rainbow se ne gioco 2, ne Prize 1 sono sicuro che prima o poi l'altra è quella che ho. Ciao Ste, tutto bene? Troppi Ste. Ste, ti sei perso una citazione prima sulla Vignato, l'Indonesia, cioè poesia pura. Poesia pura, Ste. Se dite ancora una volta Ste, cambio il mio nome. Ste. Ma avete visto quanto è figo lo Snorlax dell'evento che è uscito su Pokémon Scudo e Spada? No, ma sapeva già com'era. Sì, lo so, però è figo vederlo in real, va, cioè, nel gioco. Solo, oh, ne avrò fatti qualche 10 oggi. Ti prego, scarta tua energia, ammazzami Jirachi. Oh mio Dio. Anche no, oh mio Dio. Oh mio Dio, l'ha fatto. Cosa? Zio l'ha fatto. Ma... Sì. Bravo. Bravo, Luxo. Vabbè, Luca. Scusa, cosa gli ha impedito di... Vabbè, io non ho parole. A me sembra... A me in realtà sia stata una mossa giusta. Molto ben ponderata. Ma ne un altro! Fatti i cazzi tuoi. Tra l'altro, cos'è che fa quello... la tartaruga? La tartaruga in questo mazzo ha un'utilità molto chiara e semplice. La scarti. No, aspetta, fammela vedere. Sì, no, devi scartarla. Qualcosa... Ok, cosa fa quando viene scartata? Esplode. Quando viene scartata ti permette di chiamare davanti un Reshizard e Charizard tag team dell'avversario. con l'uso incredibile del Great Catcher. è un effetto molto ricercato, per questo salirà probabilmente di prezzo. Assolutamente, almeno 6 euro. Unidentified fossil. Se sei un uomo fai un altro catcher su te. Oh! Ho scocchiato le dita. Figa, mi sento troppo Thanos. Però sta cazzo di Rampardos, porca puttana. Cioè, Rampardos. E carote belt. E ci sta che siamo fasi 2 con 3 energie. Ma sì. Beh, però deve essere... Cioè, allora, shottasse qualunque cosa, ti direi ok, è sbroccato. Però ha solo 150 di vita, e per un fase 2 non è tanto, e devi essere un base. Ma se quell'uomo... Prendi le carte nuove, lo Snorlax da 400... Ma lo Snorlax non è un base... Ah vero, conta come evoluzione. Oddio, cioè non si sa ancora esattamente bene come conterà, però non è un base. Perché scusa una domanda, le turbo per esempio contavano comunque, non conta come un'evoluzione la turbo, è una carta che metti sopra. Allora, la turbo sì, però la vecchia livello X, che è molto simile come come funziona, carta di meccanica. Come meccanica, bravo, alle nuove V. La vecchia livello X contava come se fosse un base. Quindi tu dici Snorlax non conterà come base allora? Non lo so, secondo me potrebbe contare come un base invece. Ma anche fosse contasse come un base, ripetiamo, questo a 150 di HP, gli fai un catcher. Lui avesse fatto quel Ninetales su questo coso con carte belle. Ma secondo me non aveva le due energie in mano. Cazzo, aveva già entrato il turno prima, che è la sputtanata sul Reshizard? Secondo me l'ha assegnato al Reshizard. Vabbè, è un genio del male, dai. In questo momento lui, se tirava giù il primo Rampardos, tira giù il secondo Rampardos, è praticamente... Non dico fatta, ma... Beh, però conta che il primo Rampardos che è davanti c'è già l'energia, quello dietro ce n'è già una, solo uno è vuoto alla fine, non è che... No, il turno prima intendo. Ah. Beh, l'energia ce l'ha, guarda, Welder. Ale, sai la cosa brutta? Che se io... Ma come reset stamp? Fio, quanto odio sta carta. Beh, l'avevi detto da prima che usciva che l'avresti odiata. Sì, assolutamente sì. Tia, spegni, metti via quella cazzo di tastiera, esci da quella fottutissima casa e vieni qua. No, non deve venire lì, deve andare in Indonesia. Vieni qua che andiamo in Indonesia.
Sto aspettando anni. Per fare la ASMR praticamente. Esatto, faccio la ASMR. Sì, bravo, es... con la vocina, ASMR mi sta... Stiamo arrivando, Ale, non ti preoccupare. Ma che cos'è un ASMR? Che... quando è quando tu fai per esempio uno spacchettamento, sì, e fai sentire tutti i rumori, tipo che tu apri la busta e senti il rumore della busta. Ma che cazzo me ne frega di sentire il rumore della busta? Suoni, diciamo... Non capisci quanto è bello. Esatto. Sì, e poi parlano così sottovoce. Quando prendi... Ragazzi, l'unico, l'unica... l'unica... se parlate così mi sembra di aver chiamato un numero erotico, cioè... Ale, quello è... quello è l'intento. Fino a 6, te lo ricordi? Ah, è quello l'intento. Certo. Molto bene. Ma voi ve ne ricordate? Una volta ai miei nonni gli ho fatto una bolletta di 1.000.000. Avevo tipo 10 anni, mettevo a chiamare 166 con 144 prima. Saranno stati contentissimi proprio. Che poi non rispondeva nessuno. Ero stato un'ora in linea, non aveva risposto nessuno. Premi uno, premi due, premi tre. Premi. Smettila! Per vedere... smettila che ho detto a YouTube che questo è un programma per bambini, smettila. È un programma per bambini. I premi si intende quelli di Pokémon, naturalmente. Premi 1. Ciao, è stato bello. Wild Crash, Thanos decide che schiatti. Ecco, il Super Energy Booster è una carta. Ora, qualcuno di voi mi deve spiegare perché ho messo giù quell'Omanite adesso. Beh, di sicuro non per farle volo di Nomastar. Ah, beh, c'avete tutte e due 5. Aspetta, in caso di parità funziona? No. No? No? No. Se vuoi te lo dico io, Ale. Per riempire la panchina per qualcosa? No, quasi. Tu stai zitto. Aspetta. C'hai già in mano la carta che ti serve o... Chat, estendo la domanda anche a voi. Perché ho messo giù in questo momento un Omanite? Vabbè, perché lui ora ti farà fuori dal palco. Per sbaglio, no, ovviamente no, non per sbaglio. Non è che gioca di minchia, ma dai, insomma, non ho sbagliato. Non ho sbagliato, è una scelta voluta. Vabbè, anche se ti fa fuori il Rampardos, siete sempre 5 a 5 come Pokémon, quindi... Mm-hmm. Ah, ti levi il fossile? Perché sì, ciao, no, Dani. Perché è bello, no. Danny. Sup boost, non so cosa voglia dire. Ah, super boost. Super cosa, boost è... cosa vuol dire super boost? Super boost o energy? Perché perdi Rampardos se funziona Omastar? No, perché mio avversario ha comunque 4 Pokémon in gioco. Perché hai messo giù Omastar? Per prendere un turno in più per caricare un altro coso e lo mandi no, a morire. Per usare la super boost. Cioè, è grande come è una prisma, grande come una casa lì che vi stavo... Ragazzi, per poter usare la super boost mi serve avere 3 Pokémon fase 2 in gioco. Io in questo momento ho un doppio Rampardos. Questo significa che a me serve almeno un altro fase 2 in gioco. Che è questo? Hai ragione. Ma tu la super boost la vuoi dare a un Rampardos vuoto? Sì. E fare così e vincere la partita. Bastar di mano. Certo che c'hai un culo te, Ale, però porca troia. Sì, tutto devi anche pescare un altro po'. Tutto calcolato. Tutto calcolato. Guarda, avresti fatto una più bella figura. Non fa neanche tutto calcolato. Per festeggiarlo, quasi ignobile. Tutto, no, tutto calcolato, tutto calcolato, raga, c'è niente da fare. Vabbè, abbiamo il BDF, raga, sappiamo con cosa si vince Bokum e buona, easy, facile proprio. Se io vado con Silver Gardevoir contro questo, concedi. Concedi un massacro proprio. Bella, raga, sono le 10. Questo significa che posso andare a mangiare e andare a prendere un po' per il culo Angelo, che sarà probabilmente qua fuori da un po'. E... No, in realtà no, non è ancora passato da casa mia, Angelo. Ma come non è ancora passato da casa mia? Vabbè, no. Mattia, infatti tu non devi... Cosa ci fai ancora a casa? Esci, che ti sto aspettando. Esci! Baso, devo andare a mangiare. Però raga, tutti quelli che ci sono in chat, c'è lì il Baso che deve giocare, per cui sfidatelo che non vede l'ora. Io ringrazio a tutti di avermi seguito e ci rivediamo domani c'è questo video, domani c'è il video della live. Ci rivediamo venerdì con il mazzo top e la prossima live.